Un saluto e benvenuti a tutti gli amici del Somi Smart Channel. Oggi facciamo l'unboxing del Winning Gundam SD, ovviamente, della serie Gundam Tri-Fighters, oppure Gundam Build-Fighters, scusatemi. Vabbè, quelli che sono. E andiamo a vedere la scatola. Iniziamo sempre dal fronte. Abbiamo qui il nostro Winning robot, e qui sotto nello sfondo abbiamo il Burning e il Lightning, e questa è la forma volante, praticamente una sorta di navetta. Con questo e il Burning ho finito la collezione dei tre al primo stadio. Adesso devo cercare il Tri-Burning Gundam, lo Star Winning Gundam e i backpack per quanto riguarda il Lightning, perché è l'unico che non cambia, ma che ha semplicemente dei backpack diversi. Io non ho nemmeno quello della prima fase, diciamo, della storia, ho solamente il Lightning. Andiamo a vedere il resto della confezione. Sulla parte bassa scopriamo alcune caratteristiche di questo Winning, se solo mettesse bene a fuoco. Che riguardano nello specifico, allora, il fucile, praticamente con l'aggiunta della decorazione frontale, diventa una sorta di balestra. Lo scudo può diventare una sorta di sega circolare. Questa è la forma volante. Questa è la forma volante, diciamo, di riserva. Perché? Perché il Winning ha la capacità di connettersi al Lightning e al Burning. Il corpo diventa un pugno, mentre le gambe diventano delle prolunghe per il fucile. E questa sarebbe l'accoppiata. Sul lato destro troviamo semplicemente l'intestazione Winning Gundam con una piccola immagine. Sul lato superiore un'immagine fronte retro del Winning. E sempre, diciamo, questa è in CGI del team composto dal Winning, il Burning e il Lightning. Alcune piccole accorgimenti, etichette, ovviamente Cosmic Group, casa molto importante, che le distribuisce. E sul lato sinistro abbiamo sempre l'intestazione Winning Gundam. Dietro, come al solito, nulla. Andiamo ad aprire la scatola. Ci troviamo di fronte il manuale, perché io l'ho spostato perché ho aperto già la scatola. Mettiamolo un attimo via la scatola e vediamo il manuale. Questo è il fronte, c'è una breve storia, introduzione del Winning e ovviamente della sua pilota, sì, dovrebbe dirsi in questo modo, che è Fumina, Oshino Fumina. Ovviamente noi non capiamo niente perché è scritto in giapponese. Andiamo ad aprirlo. Abbiamo qui bello tutto, diciamo, quello che è all'esterno, lo ritroviamo all'interno. Troviamo che praticamente questo Gundam, probabilmente con qualche customizzazione, potrebbe anche essere portato a questo stadio, però io non ci metto la mano sul fuoco, non ve lo so dire con certezza. Queste sono alcune line-up che non riesco a farvi vedere. Qui si vede il primo backpack del Lightning. Eccolo qua. Andandolo ad aprire, abbiamo le solite istruzioni lunghissime. Oggi ho provato una luce diversa, va bene e va male, non si capisce come va. E questa è la parte restante, che fa vedere praticamente in quali modi può essere assemblato il Winning totalmente. Mettiamo via il manuale e vediamo cosa c'è nella scatola. Quante buste soprattutto. Abbiamo solo due buste. Eccole qua. All'interno della prima ci sono una, due, tre griglie, mentre nella seconda abbiamo una, due, tre griglie lo stesso, che sono quella delle giunture, le parti gialle e le parti bianche. Ovviamente si vedono, non serve nemmeno che ve lo dica di che colore sono, le arancioni, le blu, le nere, e qui ci sono anche gli adesivi, che non so se metterò o se li andrò a dipingere io personalmente sul Winning. Sarebbe un bel esperimento da fare. Comunque, mettiamo tutto all'interno.
manuali. Eccoci qua, richiudiamo. Questo era l'unboxing del Winning Gundam. Per la recensione, dovete aspettare che lo monto. A breve arriverà anche la recensione del Gun Cannon, a cui ho fatto sia l'unboxing, e anche praticamente arriverà, sì, la recensione, appunto. Ci vediamo tutti quanti al prossimo video unboxing e recensione. Ciao a tutti!